pari nel derby, un pari stasera, queste ultime due gare che segnale hanno dato per l'Arezzo? Ma un segnale che la squadra c'è, che i ragazzi, che il gruppo ha voglia di tirarsi fuori da questo momento un po' più altalenante che purtroppo va avanti all'inizio stagione, però stasera è stata una dimostrazione, insomma. Primo tempo sicuramente non l'abbiamo fatto bene, ma è stata una partita brutta perché anche loro non hanno creato tantissimo. Il dispiacere è stato andare sotto alla fine del primo tempo, no? E che ha condizionato un pochino anche i giudizi, secondo me. Secondo tempo siamo stati bravi, complici anche un cambio tattico che abbiamo fatto, perché chiaramente non c'era più da difendere nulla e quindi la voglia di andare quantomeno a riprendere la partita c'è stata, si è vista, ci siamo catapultati con più uomini a metà campo loro e siamo andati poi a lavorare sui difetti che anche l'Alessandria, che comunque avevamo visto, avevamo preparato cercando di approfittarne appunto. Sono due pareggi che comunque sono due risultati positivi contro due squadre che rispetto a noi stanno facendo meglio e quindi. Specialmente nella gara di Siena, il derby, dove siamo stati raggiunti all'ultimo, dove rosichiamo ancora per questa cosa qui, perché potevano essere quattro partite in due punti. Noi adesso dobbiamo cercare il risultato, dobbiamo cercare i punti per prendere classifica e metterci in una posizione poi per poter lavorare in una certa maniera e cercare di capire cosa vogliamo fare. Quindi già da mercoledì andiamo a Vercelli con la voglia di vincere, perché noi in queste due partite qui prossime che abbiamo il dovere di provare a vincere tutte e due per poter cercare di dare una sterzata al campionato. Ecco, a livello difensivo, un'Arezzo che è iniziata a 4, poi è passata a 3, stasera abbiamo detto sicuramente meglio 4-4-2, insomma anche a livello difensivo state cercando di trovare una vostra identità. Sì, stiamo lavorando, stiamo cercando di. Io onestamente sono arrivato da poco, quindi sto cercando di conoscere i miei compagni, pregi e difetti, come loro stanno cercando di conoscere me. Si lavora tanto, non è tanto una questione di modulo. Io credo che stasera abbiamo dovuto cambiare, è vero, per recuperare la partita, ma anche per cercare di creare dei problemi a loro. E quindi levando un difensore, mettendo un centrocampista in più che andava a dare fastidio a inizio gioco allora, chiaramente gli poteva creare delle problematiche. Quindi ci saranno delle partite dove si può continuare a giocare nel modo di questi ultimi incontri che abbiamo fatto, però dobbiamo anche essere bravi come è stato stasera a metterci a quattro e riuscire a saperlo fare per poter andare poi a recuperare una partita. Quindi lavoriamo tanto in settimana, i ragazzi ci sono, nessuno molla, quindi in questo momento dobbiamo stare un pochino tutti vicini e sopportare un po' quello che è la situazione. Però insomma il campionato è ancora lungo, siamo ancora all'inizio, quindi può regalare tante soddisfazioni e sta a noi andarcela a cercare. Grazie. Grazie.